nel 2020 abbiamo girato il film e io dal 2016 non facevo film per il cinema, avevo, come si dice, mi ero un po' ritirato dal cinema, non se ne è accorto nessuno ovviamente, perché vabbè, non è stato qualcuno che si sono proprio chiesti ma dove sta Silvio Orlando, cosa fa, come mai non è uscito il suo film quest'anno, insomma, anche perché in mezzo c'è stata la grande parentesi televisiva di con Paolo, insomma, ovviamente. Però naturalmente ho letto il copione dopo 5 minuti, di solito sono pieno di angoscia, di dubbi, non ho avuto nessun dubbio, un po' perché mi veniva da Roberto con cui ho lavorato in teatro, lo conosco come una persona veramente per bene, posso dire, insomma una cosa un po' da altri tempi, però per bene nel senso che è una persona che rispetta le persone che gli stanno intorno, che nel nostro ambiente non sempre è facile trovarlo. La produzione di Angelo Barbagallo, che praticamente mi ha visto nascere come attore, e anche io ho visto nascere lui come produttore, forse perché abbiamo fatto il mio primo film, che era Palombella Rossa, che era anche il suo primo film, no? Forse il secondo, sì, il terzo film, vabbè, il primo film con Nanni, insomma, quindi era proprio una culla vera e propria. E poi questa storia fantastica, insomma, che ha aderito con proprio in maniera totale col lavoro che sto facendo anche io in questi anni, mia ricerca proprio di espressione, di una tipologia di essere umano, ecco, che ho portato in teatro, magari forse con l'ultimo spettacolo con Lucia Calamaro, che si chiamava Si nota l'imbrunire, personaggi che fanno un passo indietro, poi un altro, poi un altro, poi un altro, e poi diventano invisibili totalmente allo spettro sociale, insomma. E quindi si autoemarginano come una forma di anche di ribellione, no? di piccola rivoluzione individuale nei confronti del mondo e della famiglia anche. E come tutte però le rivoluzioni individuali poi hanno sempre gli aspetti autolesionistici, perché chiudendosi al mondo queste persone chiudono anche una parte importante, affettiva, il loro mondo affettivo viene deperisce e anche il loro rapporto magari in questo caso con l'arte muore, si sterilisce, diventano un po' degli indifferenti. È un indifferente che osserva il mondo di questo quartiere napoletano così violento, una specie di acquario popolato da pesci piccoli, grandi, più o meno feroci, però non è toccato, è il posto giusto per lui per essere invisibile, ed è un emarginato e trova in casa lui, che a suo modo anche lui è emarginato, come quei topi che vediamo, piccoli topi che vediamo per strada da soli. Quando un topo lo vediamo da solo è perché è stato espulso dalla propria comunità per qualche motivo. Che lui, il nostro topo, Ciro, è stato espulso perché ha fatto qualcosa che non doveva fare nel codice camorristico. E quindi lui rompe questa sua corazza e incomincia a farsi carico, questa sua indifferenza comincia a farsi carico, capisce che lo deve salvare e nello stesso tempo salva se stesso e salva il suo mondo interiore e gli mostra delle cose che inimmaginabili per lui, come una sfera addirittura da padre, insomma, da genitore, e nasce questa meravigliosa storia d'amore. E amore morto di un uomo di 60 anni un po' misterioso come quello lì e come in parte sono anch'io, per un bambino di 10 anni oggi si comincia subito a fare brutti pensieri, perché purtroppo quello che è successo in questi anni nel mondo degli amori sbagliati, diciamo così, poi ci entrano nel cervello, e quindi un rapporto tra adulto e un bambino e assume sempre delle tonalità un po' fosche, quindi a me all'inizio ha condizionato molto, sia come Silvio nei confronti di Giuseppe, sia come Gabriele nei confronti di Ciro,
ecco, ero ossessionato, ne parlavamo tanto con Roberto, di togliere qualunque tipo, anche lontanissimo, possibilità che potesse essere un rapporto che avesse qualche sfondo di morbosità. E anche io con Giuseppe, ovviamente, ho paura dei bambini. Rimanere chiuso in una stanza con un bambino, io oggi ho paura, proprio, lo dico proprio sinceramente. No, grazie, giuro. La sincerità. No, perché, perché sono cose che se ti toccano non ti si levano più da dosso. Quindi, non conoscendo lui, non conoscendo la famiglia, non conoscendo nessuno, stavo sempre con una decina di persone intorno che ci potessero vedere. E poi alla fine è andato questo meraviglioso rapporto con Giuseppe, lui mi ha conquistato, e tu dicevi cosa Giuseppe ha imparato da me, in realtà... Cosa tu hai rubato? Perché come l'approccio di un giovane attore, le prime armi, forse al primo grande appuntamento con un grande protagonista, sta tutto lì, quello che ti consente di fare questo mestiere per tutta la vita, cercare di ricordarti, ma com'è stata la prima volta che ho fatto una cosa, quella verginità là, quel candore lì, e vedendo lui e il suo candore ho cercato di un po' imitarlo, in un campo che è imprevedibile, perché come fai a rapportarti con un ragazzino di 10 anni che sia un tuo collega, ma non, allo stesso tempo è uno che è puro istinto, in qualche modo, no? E quindi di plasmarti sulle sue reazioni e entrare in un territorio veramente di rischio personale, che è l'unica cosa poi che ti fa riuscire a fare delle cose belle che vale la pena di essere viste. Per quanto possa contare, Silvio, volevo dirti che a me non ha sfiorato minimamente l'idea di sporcare questo rapporto bellissimo d'amore che c'è tra i due personaggi. Non mi è proprio mai venuto in mente nulla di simile, anzi, l'ho trovato un rapporto bellissimo. Detto questo, ti volevo chiedere, invece un'altra cosa mi è venuta in mente, oltre al desiderio di un certo desiderio mancato, appunto, di paternità, come diceva prima il regista nei confronti di Ciro. Ho pensato che il professore avesse fatto ovviamente di questo ragazzo e del suo tentativo di salvarlo una ragione di vita che fino a quel momento non aveva avuto, quindi tu punta tutto su questa sua avventura, tra virgolette, su questo suo, come dire, compito quasi, no? che si prende. E in questo modo, come dicevi tu, salva se stesso, nel senso che dà finalmente un senso alla sua vita che fino a quel momento forse aveva vissuto in modo, insomma, non veramente desiderato. Ecco, volevo una tua riflessione su questo, grazie. No, questo film, come diceva Franco Marco Aldi in altre occasioni, è un film sugli incontri che ti cambiano la vita. Spesso noi ci abituiamo alla nostra vita come se fosse frutto di un destino e che subiamo, no? Invece poi alle volte, non capita tutti i giorni ovviamente, però capita almeno 5-6, alle volte anche 7 volte nella vita, in cui fai un incontro che, se sei attento, se sei in ascolto, quell'incontro ti può cambiare la vita. E questo vale per il ragazzo proveniente da un quartiere difficile, che ha avuto come unica eredità dalla famiglia forse un rapporto di violenza col mondo e con gli altri, e lo stesso capita per il mio personaggio, come me nella vita, insomma, ecco. E quindi incontri possono veramente essere delle chiavi di volta della tua vita, e questo è un bellissimo incontro che questi due fanno, insomma, in un momento così di grande, così tempesta personale per tutti e due, e ci provano, semplicemente, devono solo provarci. Poi nel quartiere dove vive Giuseppe si fa un gran lavoro, se ne parla poco forse, un grande lavoro, e poi anche il padre di Giuseppe lo ha fatto, proprio far incrociare questi ragazzi con qualcosa che sia di diverso dal giro del palazzo in motorino. Abbiamo girato di notte lì alla sanità fino alle 4, alle 5 del mattino, fino a tardi, vedevamo questi ragazzini che giravano con questi motorini, una specie di
giostra infernale, ma che girano, ed era il modo per loro per essere seduttivi con le ragazzine che passando poi si facevano degli sguardi e poi dopo magari si davano una specie di appuntamento, ecco, spezzare sta giostra maledetta, no? E alle volte è un incontro semplice anche con un personaggio, con appunto con i colori, un album, qualcuno che si occupi di loro veramente, ecco, e quello forse può cambiare destini e mettere un pizzico di bene in quartieri in cui il bene sembra scomparso, o perlomeno come viene raccontato molto spesso dal nostro ultimo cinema, le nostre ultime fiction, sono determinate dalla scomparsa del bene, cioè c'è solo il male che combatte contro il male, e questa è una cosa a cui si è rassegnato il cinema e rischiamo di rassegnarci anche noi. E invece volevo fare una domanda a Lino e Giuseppe, complimenti naturalmente anche a voi, volevo condividere con voi appunto la mia riflessione sui vostri personaggi, che mi sono sembrati insomma due personaggi nettamente opposti, cioè c'è l'adulto che nonostante sia combattuto, come si diceva prima, per lui ormai è troppo tardi, no? Uscire da quel giro di camorra, da quel mondo lì, e poi invece c'è il ragazzo che fortunatamente è giovane, fa un incontro, come si diceva prima, fortunato, e quindi lui ce la può fare, ecco. Volevo sapere da voi una riflessione su questo, e se appunto è anche una questione di tempi e di incontri, no? Per salvare le persone. Sì, per quanto riguarda Diego la questione più ha una responsabilità maggiore chiaramente, perché è un adulto, ed è bello incontrare dei personaggi così, perché nella realtà esiste la possibilità di redenzione, esiste la possibilità di poter uscire dal sistema. In questo caso c'è quello che ci racconta la storia, siccome questo ragazzo andava trovato, questo bambino andava trovato, è stato messo un po' all'angolo, però esistono, hai la possibilità di scegliere un'altra strada, quindi è un film che un po' te la mostra questa cosa, ed è bello che lo faccia adesso, perché effettivamente i prodotti anche bellissimi che hanno parlato di questo argomento l'hanno fatto un po' a vicolo cieco, ecco, questo è rischia di essere un, secondo me, problematico perché comunque di quella questione si parla, e nei prodotti come possono essere Gomorra o altri del genere comunque esistono perché si vuole affrontare questo problema, perché si vuole trattare quel problema. In questo caso, con questo subplot per quanto riguarda il personaggio di Diego, insomma si mette a fuoco quello che è questa cosa che esiste anche il bene, esiste anche il bianco, comunque noi viviamo in una delle città più belle del mondo, io penso, quindi siamo sempre prossimi alla bellezza. In questo caso è addirittura, cioè addirittura la musica, quindi che appartiene alla nostra cultura, eccetera, abbiamo tanti elementi per poterci allontanare da quella realtà, quindi sì, c'è un po' la scelta, in questo caso negativa, di questo personaggio, ecco. Esatto. Allora, diciamo che il mio personaggio non ha tanta scelta, perché comunque per salvarsi deve prendere per forza quella strada, però secondo me comunque anche in un futuro Ciro avrebbe scelto la via del giusto, perché comunque lui va a cercare aiuto, cioè non si cerca aiuto da solo, non trova un rifugio in cui può stare da solo, in cui può fare quello che vuole, perché lui può continuare quella strada salvandosi allo stesso momento. Lui va a cercare aiuto a Gabriele, che è una persona proprio sconosciuta a lui, però usa l'intelligenza e cerca aiuto proprio a lui, che può salvarlo e lo fa. Quindi diciamo che il mio personaggio sì, fa una scelta giusta.
lo aveva già in testa, insomma, sì, di allontanarsi in qualche modo. Grazie. No, io penso. Grazie, grazie mille. Sono molto emozionato di rincontrarvi, appunto, come preludio all'incontro del film con il pubblico, che è la cosa più importante che in questo momento ci accingiamo a fare dopo questi mesi terribili. E poi, per entrare subito nel merito di quello che tu mi chiedi, questo per me è un film molto importante perché, appunto, come si è detto, c'è il tema che è il tema cruciale, proprio l'infanzia come fase fondamentale della vita, che mi ha consentito di tornare però anche all'origine della mia ispirazione di cineasta, cioè i miei inizi, perché quando io ho cominciato con il manoscritto del Principe, in un certo senso ho chiuso in una stanza due personaggi. In quel caso c'erano il principe di Lampedusa e il suo allievo Francesco Orlando, e piano piano questo luogo dove dovevano scambiarsi delle lezioni è diventato una prigione. Qui, fin dall'inizio, questa casa diventa una prigione, però appunto questa prigione si trasforma via via in una specie di zona franca dove per i due personaggi è possibile incontrare questo mistero che è la vita in uno degli aspetti fondamentali, quello che noi non sappiamo della vita. Per il professore sicuramente è l'irruzione di una realtà da cui è sfuggito perché si è messo alla finestra da solo, è un uomo che in qualche modo ha rinunziato alla vita, si è messo alla finestra. Per il bambino, perché passando quella porta ha chiuso i ponti con un mondo che gli sta alle spalle, e questa zona franca diventa non solo un luogo di tensione ma anche un luogo di decantazione di qualche cosa di fondamentale che porta a un nuovo stato affettivo che libera dal sangue, dai legami consanguinei, come se si creasse una nuova famiglia. Questa cosa qui, appunto, questo incontro di generazioni, per me è sempre stato un punto molto importante del mio modo di vedere il mondo, di affrontare da narratore le vicende del Sud, e in particolare mi sembra cruciale perché c'è da chiedersi, e sono chiesto anche la legge per andare direttamente al nervo di questa storia, se non sia il caso di considerare a volte l'ipotesi di togliere i bambini a queste famiglie e criminali. Ovviamente non è un tema facile, e io per accostare questa materia sia nel romanzo che nel film ho anche dialogato con le istituzioni, con Giovanni Melillo, procuratore di Napoli, che è un amico, con Siani Paolo, con intellettuali di vario ordine che lavorano e operano a Napoli. È un tema importante perché in un certo senso questo professore di pianoforte interpretato da Silvio Orlando si mette sulle spalle qualche cosa che non si può mettere che lui, cioè capisce benissimo che la forma della legge impedisce qualunque intervento e se lo deve mettere sulle spalle lui. E lo fa a suo modo, ovviamente è un nevrotico, è un uomo che ha tutto un suo piano piano, però risponde a questa chiamata e non può che rispondere in maniera netta, mettendo anche a rischio la sua vita. E questa cosa qui di spezzare questa catena, che in qualche modo è tutta la premessa del film, cioè il fatto che questo bambino capisce che solo quest'uomo che lui ha visto nel condominio, che è uno straniero al mondo e ai codici di chi vive in quel quartiere, solo quest'uomo forse può aiutarlo, e scommette bene perché effettivamente quest'uomo si ingaggia e comincia a fare la sua partita con lui. Il momento più difficile forse è stato l'inizio, nel senso prendere confidenza col personaggio, perché il personaggio è tutta un'altra persona, per come sono fatto io siamo due cose diverse, e forse sì, prendere confidenza è stata la cosa più complessa con questo personaggio. Poi però
diciamo che adesso è mio amico, adesso lo porto con me, ormai è un mio coetaneo. Questo Roberto mi ha dato la possibilità di lavorare su un personaggio, su un criminale, e mi era capitato di frequentarne altri, però questo in particolare, Diego, vive un conflitto che non è tra due parti, ma è un conflitto interno, quindi si trova anche lui a fare una scelta e la fa durante il film, cioè la matura lentamente, quindi la scelta che lui fa è una scelta vera e propria. Certo, lui racconta che non potrebbe fare altrimenti, ha già varcato quella soglia, è già dentro il sistema e non potrebbe tirarsi indietro, però va fino in fondo e infatti simbolicamente distrugge la musica, distrugge diciamo, proprio fisicamente la cosa che lo teneva ancora in vita, lo teneva, gli regalava qualche possibilità di bellezza. Il finale del film, del romanzo è molto diverso, perché in effetti è la seconda volta che a me mi capita, cioè, di adattare un mio romanzo, e tutte e due volte ho voluto modificare il finale, anche per vivere la libertà rispetto al trono vuoto, e in qualche modo lasciando sospesa la vicenda. E qui è in ballo appunto un bambino che in un certo senso è proprio uno strappo nella vita, uno strappo che è difficile ricucire. Tutta la storia, dicevamo, la legge non arriva, eccetera. E nel romanzo in qualche modo c'era una sorta di scherzo postumo, perché ancora di più si potrebbe definire un eroe classico, cioè questo personaggio del pianista scappa, fugge, eccetera, e poi a un certo punto viene rintracciato e muore. Questo bambino però riesce a sfuggire e il personaggio, il professore però gli ha dato un numero di telefono a cui rivolgersi, una persona da chiamare, ed è il fratello, lo stesso fratello che si era rifiutato di aiutarlo e che gli aveva detto: tu non sei più mio fratello, devi riconsegnarla alla famiglia, cioè gli aveva in qualche modo consigliato di come dire, restituirlo ai giustizieri, ecco. E quindi era un finale, diciamo, pessimista sul futuro di questo professore e possibilista sul futuro di questo bambino, che sarebbe entrato, appunto, il romanzo si conclude proprio con questi due che si ritrovano faccia a faccia, il magistrato fratello con il bambino, e inizia tutta una storia che nel romanzo poi non c'è. Qui invece c'è una sospensione ancora maggiore, che però consente di delineare maggiormente, ed era quello che mi stava a cuore, quello di cui parlavamo prima, questo stato affettivo che non è normato, che non è diciamo previsto, è questo stato affettivo di una famiglia che per necessità si ritrova in un affetto forte che è nato da poco e che da lì può partire tutta una storia che non sappiamo. Ecco, questa sospensione a me mi stava a cuore e per questo ho cambiato il finale. E cosa mi ha chiesto più di altro? La sequenza di Erlisca con Fidio Mano. Ecco, la sequenza di Erlisca, effettivamente nel romanzo c'è un capitolo delicato, perché nel viaggio in fuga prima i due passano dal padre. Io ho condensato con Marco Aldi, siamo riusciti a essere anche autonomi rispetto al romanzo, e ho condensato questo rapporto col padre in questa scena, dove c'è un accudimento, un po' come Silvio si trova ad accudire un bambino che all'inizio è, come spesso capita, un bambino che si reputa già adulto, perché questi bambini che poi sono stati iniziati al crimine hanno, come dire, subito assumono il carattere di un ex bambino, cioè vorrebbero essere adulti, e invece poi proprio in quella casa, nella protezione di questo nuovo padre, riscopre, diciamo, la sua natura di bambino. E quindi c'è l'accudimento a questo vecchio, il tema del decadimento,
che è uno dei terrori della nostra vita, e anche quello in cui noi ci imbattiamo stando con i nostri cari, abbiamo tutti vicende personali che ci portano a questo, e quella specie di eroismo laico che c'è dietro certe persone anziane che con lucidità si pongono davanti a questa prospettiva e la combattono come si può. Ecco, tutto questo mi stava a cuore, ma mi stava a cuore soprattutto rispetto al tema di fondo che c'ha questo personaggio. E questo padre è un uomo di legge e alla fine in qualche modo gli dà una sua visione della giustizia, che è una visione anche spregiudicata rispetto a un uomo di legge, e cioè il fatto di privilegiare l'amore, no? Il grande tema di Antigone e Creonte, se vogliamo, però in questo caso è una specie di messaggio che arriva a lui, che in qualche modo può anche contribuire nel determinare un passo deciso verso quello che poi farà col bambino. E gli arriva questo messaggio di un uomo alla fine, ma che in qualche modo dice anche che la giustizia è un luogo del fallimento. È sempre stato così anche nei grandi romanzi, i più grandi romanzi del Novecento ci hanno raccontato che la giustizia, questo non significa che la giustizia non sia una delle cose più preziose che dobbiamo custodire.